Buongiorno amici e benvenuti a Trekking con Chris. Nella giornata di oggi ci troviamo sul Monte Camicia. L'escursione inizia proprio da qui. Quindi oggi facciamo l'anello sulla tutta la cresta est del parco del Gran Sasso. Quindi lo facciamo iniziare da qui, seguiteci, a dopo. Thank you.
Allora, ecco che abbiamo lasciato anche la vetta del Monte Camicia. Adesso, piccolissima panoramica. Guardate, dietro alle mie spalle, che bello tutto l'affaccio sul Corno Grande. Qui troviamo il Prena con tutte le sue creste, le sue guglie, veramente spettacolare. Ecco che girando possiamo vedere giù in fondo c'è il Sirente, lì giù tutto il Monte Ocre, qua giù c'è il Monte Bolza, veramente veramente molto interessante. Adesso ci affacciamo da quest'altra parte, dove c'è quest'altro versante spettacolare a sua volta. Adesso si sta coprendo leggermente, ma guardate che splendido l'affaccio dietro alle mie spalle, da dove si vede anche il mare. Bellissimo lì giù in fondo tutta la parte dei Monti della Laga, i Monti Gemelli, tutto il mare. Adesso sta salendo un po' di foschia, ma molto veloce. Ecco qui tutto il sentiero che andremo a fare a ritroso, rifacciamo tutta la balconata, poi prendiamo il sentiero lì su, saliamo in cresta, andiamo a fare il Monte Tremoggia, il Monte Siel e il Monte Siella, per poi riscendere e tornare di nuovo alle macchine all'altezza di Fonte Vedica. Adesso torniamo sui nostri passi, continuate a seguirci, che ci manca ancora due vette. Andiamo. Ed ecco come si apre dietro di noi il Dente del Lupo, bellissimo. Come avete visto, abbiamo anche lasciato la vetta del Tremoggia, quindi l'abbiamo passato. Adesso siamo diretti sul Monte Siella, ultima tappa della giornata. Adesso c'è una bella discesa, bella ripida, che ci porterà fino alla sella. Poi risaliamo leggermente e saremo in vetta. Quindi continuate a seguirci e ci godiamo ancora uno spettacolo veramente incredibile.
Allora, eccoci, anche il Monte Siella ce lo siamo lasciato alle spalle. Adesso andiamo a chiudere il nostro giro ad anello, torniamo leggermente indietro sui nostri passi, poi piegheremo leggermente sulla sinistra e andremo a prendere il canalino che ci porterà direttamente a Fonte Vetica e quindi alle macchine. Rimanete con noi perché scendendo ancora ci sono alcuni scorci piuttosto interessanti e nel frattempo tornati alle macchine. Purtroppo bisogna dirlo, l'escursione di oggi finisce qui. E che cosa dirvi? Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video che posto. Dalla ciurma che è venuta oggi un grosso saluto, ci vediamo alla prossima, ciao.